nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Trovati nel Correre per Sport, anche oggi sono da solo, ma è un assente giustificato dopo la bella vittoria della notturna città di Atri, Alberico di Cecco, qualche giorno di pausa, ma avremo una sorpresa nella puntata. Andiamo a presentare gli ospiti. Federica, ben arrivata. Grazie, buonasera a tutti. Federica Silvestri che viene a parlarci della quarta edizione della, sì, della notturna di Cugnoli, che organizza l'associazione, sì, culturale Sotto le Mura. Sotto le Mura. La sorpresa della giornata l'abbiamo presa per la cima dei capelli perché non voleva entrare. Alberto Carulli, buonasera, ben arrivato, presidente della WISP Abruzzo, Molise e Isole Tremiti. Isole Tremiti fra qualche anno, quando appena mi finisce il mandato, non il volevi, quarto mandato. Non volevi entrare perché non avevi la giacca a doppio petto, ma ti abbiamo costretto, ecco qua, spiegato la motivazione. Ma soprattutto è qui perché ci viene a parlare, a correre a Roccapia, che sei ben informato. Io, assolutamente non so niente, io posso dire qualcosa, cerco di farti della WISP, certo, in generale, di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo programmando. Le corse di atletica lo seguo, mi piace seguirlo, ma non è che sono molto ferrato. Sei diventato un super esperto, soprattutto alla gara di gamberare, che facevi di tutto per quando ci sono cerco sempre di dare una mano, insomma, ecco, quest'anno ho seguito pochissimo le gare perché non sono stato bene, ho avuto problemi di salute. E quindi ho fatto. Invece ti vediamo in splendida forma. Ho fatto gamberale, ho fatto l'ultramaratona, quindi sopra i 1000 metri, poi sono stato a Scanno per i campionati d'Italia, però di pattinaggio, però sempre comunque sopra i 1000 metri perché ho avuto seri problemi. Adesso mi hanno tolto un po' di farmi. Ho visto su YouTube proprio ieri sera che è molto, molto cliccata quella manifestazione. Quale? Del pattinaggio. Sì, vabbè, pattinaggio è stata una manifestazione nazionale, sono arrivati 1500 atleti, 6-7 mila persone, insomma, poi, un bel evento. E poi Scanno ti sta molto a cuore. Un bel evento, siamo stati insieme, quindi. Mauro Pingiotti, buonasera, per l'arci della nona edizione della corsa Trofeo Città di Crecchio Memorial Antonio Sciotti. Esattamente. Venerdì, ci siamo. Siamo arrivati, siamo agli sboccioli. A proposito di venerdì, ricordiamo che la gara a questo punto di correre Roccapia ci sarà il giorno prima, giovedì. Giovedì, sì. Giovedì prossimo. Paolo. Un atleta che viene da Cugnoli, ma soprattutto un keniano che viene da Cugnoli. Magari. Non è la telecamera che ti fa scuro, ma sei scuro perché ti stai allenando troppo, Paolo. Paolo Di Gregorio. È un mese che non mi alleno perché un infortunio alla caviglia, una distorsione. Ma vedrai che quando riprenderemo tornerai, presto. Ti sei infortunato proprio a Tocco da Casauria. A Tocco da Casauria, sì. Tra i tanti atleti. Sì. Ma quello ti è successo perché tu sei un ex atleta della Tocco Randa. Sì. Qualcuno, fino all'anno scorso. Qualcuno ti ha creato qualche buco. No,
doveva sei qui succedere. Con Federica, perché sei anche il marito di Federica, sì. Abbiamo messo ai due, sì, a due per parlare estremità. Della quarta edizione del sì, trofeo Santo Stefano notturna, sì, sì. Federica. Sì, perché apriamo le feste patronali come tutte le volte che abbiamo fatto la corsa. Siamo stati fermi per qualche anno, adesso se abbiamo qualche minuto spieghiamo anche il perché. Certo. Cugnoli era entrata nel cratere sismico e quindi abbiamo avuto il centro storico impegnato con i lavori per la ricostruzione. Io ti interrompo un attimo perché proprio qualche giorno fa sono stato da solo a visitare l'interno di Cugnoli, tu sai benissimo, sì, sì, anche certo. Che siamo tra sì, siamo parenti, siamo... lo zio Roberto. Il trofeo intitolato proprio sì, anche a zio Claudio, che è un fratello di papà che purtroppo è venuto a mancare in giovane età ed era uno sportivo, quindi abbiamo pensato di intitolarlo a lui. E dicevo, sono stato proprio nel cuore di Cugnoli, invito tutti quelli che verranno a partecipare, perché dalla partenza arrivare al cuore di Cugnoli è proprio una bomboniera, saranno 120 metri, 150 metri al massimo, perché veramente è diventata una, è una bella realtà che prima o poi qualcuno da fuori vi scipperà perché è troppo bella, nel senso che arriveranno inglesi o quant'altro ancora. Speriamo di riuscire a mantenerla noi, perché insomma bella. Effettivamente la ricostruzione è stata fatta molto bene, quindi insomma vale la pena venire a Cugnoli a visitare il paese adesso che è così ricostruito. Quindi però questo purtroppo ci ha bloccato per qualche anno, perché appunto il centro storico era impegnato con i lavori eccetera, e quindi riprendiamo da quest'anno con qualche novità. È sempre una notturna, però abbiamo dovuto modificare un pochino il percorso perché ci sono ancora dei lavori in corso, quindi sarà un tragitto un po' diverso, sempre ad anello, sempre tre giri, ma con qualche piccola variazione rispetto al vecchio percorso, quello delle precedenti tre edizioni. E poi altra novità, ci sarà anche la gara per i ragazzi, quest'anno è la prima volta. E correrà pure Ludovico allora? Sicuramente, nella categoria 05 sicuramente correrà anche lui. Ci saranno le riprese del drone aereo anche. Sì. Ci saranno anche le riprese. Sì, quindi sì. Insomma. 10 chilometri. Comincia a essere una gara abbastanza impegnativa. Allora io non corro in realtà, quindi non lo so, però segui il mondo delle corse per seguire. Sì, vabbè, tra te e mio marito prima a seguire lo zio, quando ci sei nata in mezzo alle corse. Sì, sì, anche il papà un pochino. Sì, insomma. Sì, assolutamente. Certo. Quindi un po' il papà, diciamo che in famiglia più o meno tutti quanti si sono occupati delle corse. Sei nauseata ancora prima di iniziare e non hai mai corso. Mai corso. Giustamente. Bene. Alberto, allora parlaci della gara di Rocca Pia. Allora, sicuramente so che si fa giovedì perché l'hai detto tu. So che è organizzato dalla WISP Raiano di Pasquale D'Alberto, che non è potuto venire, e poi non so niente. Informatevi sul sito WISP, perché tu, ricordiamo che la WISP ha un sito dedicato proprio al podismo, dove c'è di tutto e di più, calendari, resoconti, sono anche le classifiche che in altri siti non ci sono o sono sbagliati, invece sul nostro sito c'è le classifiche ufficiali di tutte le gare WISP. Veramente passi da giganti ultimamente. Perdonami, poi un'altra cosa molto interessante sul sito della WISP è il calendario e le classifiche del Corri l'Abruzzo WISP, dove tanti atleti vogliono sapere ma io in che posizione mi trovo, come sto messo in classifica, sia quella generale che di categoria. Ecco, la fonte è il sito WISP. Assolutamente lì. Anche perché si è sempre più esigenti. Proprio ieri parlavo col presidente, c'è un signore di Bologna che non si trovava in classifica, ovviamente sotto una tormenta di acqua, di grandine, vento all'arrivo. Può succedere che è arrivato intorno alla 96esima posizione e ci teneva che. Oddio, da un lato è anche normale, io che da atleta ho preso parte alla manifestazione, poi specie a Gamberale dove l'arrivo è veramente sudato, quindi fa comunque piacere ritrovarsi in classifica anche alla 100esima posizione, però io c'ero, ecco. Certo,
Bene, ricordiamo altresì che le premiazioni della gara di Gamberale verranno proprio alla gara in occasione della gara di Crecchio. Per chi poi a Gamberale non ha avuto modo di ritirare i premi, potrà approfittare a Crecchio. Oppure delegate me, ci penso io, nel senso che farai il sacrificio che prendo io. E qui vediamo la locandina, una gara molto partecipata, corta come chilometraggio. Sì, corta come chilometraggio, e rispetto a 2 anni fa è diventata un po' più corta. Questo per venire incontro ad alcune esigenze, soprattutto del comune, per non tenere completamente impegnata una parte, di bloccare completamente la viabilità. E qui vediamo dalla locandina il bel castello, e si corre proprio all'ombra del castello. Sotto il castello, e ci si passa anche a fianco. E dicevo, appunto per non tenere completamente bloccata la viabilità. Quindi questo ci ha portato ad accorciare il percorso, saranno realmente circa 6,8 km. Però rimane sempre tre giri, i famosi tre giri. E quest'anno, la novità proprio di quest'anno è la presenza massiccia dei giudici WISP. Perché fino allo scorso anno qualcuno diceva ma forse Tizio ha accorciato ulteriormente, diciamo che ha preso una accorciatoia. Ci può stare. No, però appunto, ha sbagliato percorso. Ecco, ha sbagliato percorso, forse è giusto. E quindi chissà poi perché su 500 persone uno, due persone sbagliano percorso. Perché non sono del posto. E allora quest'anno saranno ancora di più ben 8 i giudici WISP presenti nella manifestazione, appunto per presidiare. E siete anche molto ben visibili. Sì, il nostro giallo spicca sempre, e spero che siamo anche visibili. Un giallo che terrorizza chi vuol tagliare. Oddio, terrorizza. No, per chi vuol tagliare. Sì. E spero che siamo anche visibili, perché riusciamo a svolgere bene il nostro compito, che quella è la cosa più importante. Assolutamente. Come spieghi questo successo così sin dalla prima edizione in questa gara? Della gara di Crecchio? Sì. Ma io penso che sia. Secondo me neanche loro se l'aspettavano. Io ripeto, penso che sia dovuto al posto, alla location che è stupenda, poi abbinata alla notte bianca, all'ombra del castello, come dicevi giustamente prima tu. Quindi quando uno è venuto è rimasto veramente affascinato. Poi bisogna dare atto agli organizzatori, che veramente ci mettono tanta passione. E poi la Fantini Vini, ricordiamo che lo sponsor. Ma poi è Memorial Shot, quindi certo. È la nostra gara di casa, dove ognuno di noi della Vini Fantini mette. Anche perché tutto. Valentino fa veramente, veramente tantissimo per il nostro movimento, per il nostro mondo. Sì, sì. È uno di quei presidenti che dico sempre: fortunato chi ce l'ha. Esatto. Veramente così. E poi ecco un'altra cosa che mi piace sottolineare. Non dire tutto adesso, no, domani che diciamo. Allora, scherzo. Dicevo, un'altra cosa che mi piace sottolineare è che le premiazioni, prima di cominciare le premiazioni, verrà dato subito l'assegno all'ANFAS, dove la beneficenza che si fa, perché ricordiamo che 1 euro su ogni iscrizione viene devoluta all'ANFAS, in questa associazione che si occupa di bambini con. E credo alla fine nel circuito WISP, non solo, credo che sia una delle gare più partecipate. Sì. Cioè, sì. Lì arrivare 300 persone è il punto di partenza, quando normalmente una gara di 300 persone è già una gran bella. Di gare competitive solamente, sì. Ecco, perché tipo Atri, Fara San Martino, 300 e più nella competitiva, ma se andiamo a vedere il totale erano più di 500 gli atleti nelle varie gare, anche più di 600 tra competitiva, non competitiva. Atri ce n'erano già 112 solamente in non competitivi. E dicevi, quindi sì, è una gara comunque molto partecipata, piace tanto, credo che veramente si sia riuscito a trovare il giusto mix tra location, organizzazione, premi, la notte bianca essendo di venerdì, il sindaco che fa da cicerone, vero presidente Alberto? Sempre presente, disponibilissimo, anzi doveva venire oggi ma
poi non so per quale motivo non ce l'ha fatta, ma lo rincontreremo sicuramente nello speciale, perché ci sarà uno speciale WISP, vero? No, non ci sarà uno speciale WISP, ci sarà uno speciale, ma non uno speciale WISP, penso. Ok, lo speciale ci sarà. Lo speciale. Paolo, ma allora, se non corri, da domani rinizi, come fai a essere così abbronzato? Sei l'atleta, il podista dei miei tempi, bugiardo, nel senso che quando diciamo che non ci allenavamo era perché ci allenavamo una sola volta al giorno. No, ho fatto piscina, sono andato un po' al mare, va bene. Però diciamo che la corsa, da ieri ho riniziato a fare un po' di chilometri. Paolo, una cosa bella della gara di Cugnoli, che ho sentito i commenti degli anni passati, sì, è il ristoro finale, perché? Il ristoro, perché noi facciamo tutte cose molto, molto particolari e casere, cioè le pizze fritte fatte dalle signore del paese, insomma facciamo tutte queste cose un po'. Poi chi rimane fino a tardi non solo può mangiare, ma quello che avanza lo può pure riportare. Perché è abbastanza consistente. Vi impegnate, o sbagliate il tiro, nel senso che vi aspettate 700-800 persone e poi ne vengono di meno. O che siete 700-800, no, però perché per la gestione è un po' troppo difficile, sarebbe allora impossibile. Sulle 300 per noi già è un grande successo. Per iscriversi noi abbiamo scelto Lufrano, il giudice. Gara omologata WISP, sì, ovviamente. Omologata WISP, sì, come tutte le gare WISP. Se siete qua. Necessariamente. Cioè, il presidente ci. Lui ha detto abbiamo scelto Lufrano come giudice. Come giudice, sì. No, Lufrano fa le classifiche, il giudice è un'altra cosa. Perché a volte magari si possono anche sbagliare le classifiche. Mauro, non gli sfugge niente. Danno giustamente, danno la colpa, danno la colpa alla WISP, ma non è così. No, vabbè, io da inesperto nel settore. Ogni organizzatore si sceglie chiunque vuole far fare la classifica, quindi noi comunque non siamo responsabili delle classifiche, è chiaro che siamo a disposizione anche di chi fa la classifica, siamo di supporto, però voglio dire, la classifica non è una classifica WISP, è una classifica scelta dall'organizzatore. Anche lì ci sarebbe da ridire, perché l'ultima parola dovrebbero dare sempre i giudici per dire quella classifica è ok, è giusto, Mauro? Sì, voglio dire, ma fino a quando c'è il talloncino da staccare va bene. Quando ci sono i chip, il giudice c'ha poco da fare, insomma. Veramente tante volte noi, per un eccesso di zelo, perché è giusto così, comunque i numeri li prendiamo. Appuntiamo, certo, i numeri dei pettorali. Non puoi farle una gara di 1000 atleti, lo puoi fare una gara di 100 atleti, ma anche di una 150. Gara di 1000 chiaramente uno prende i primi 200. Poi ti chiama quello da Bologna che è arrivato 203esimo ed è scappato nonostante sotto la bufera a Gamberale fosse Domenico Pannelli a prendere i numeri, comunque è scappato, può scappare. Insomma. Quindi, però si cerca di fare sempre il massimo, certo, assolutamente certo. Sì. Dicevamo, la notturna città di Atri, giunta alla sua 17ª edizione, la vittoria per Alberico Di Cecco, il settore maschile, per Katia De Angelis, la marchigiana della Collection Atletica San Benedettese, che è tornata alla vittoria, questa atleta che sta preparando le maratone. Al secondo posto la splendida Monica Foglia, altra atleta abruzzese del gruppo podistico Montorio. Terzo posto per dalla pescarese Daniela Romiglio, a seguire la chietina Barbara Spadaccini, e quinto posto per Elena Di Vittorio della Bergamo Star Atletica. Alberico Di Cecco ha vinto su Giuseppe Molteni, una accesa lotta tra i due, si era inserito anche Antonio Bucci, dove al secondo giro era rientrato quasi su Alberico Di Cecco, poi è stato distanziato, ma comunque ha conquistato un ottimo terzo posto. Quarto a seguire Pavone e Fabio del Bersaglieri di corsa, quinto posto per Ion Angel, atleta
rumeno che gareggia per l'Atletica Avis, Atletica Avis Alba Adriatica società, che organizza un'altra bella gara per il giorno 2 di settembre. Federica, allora? Allora, qualche altra novità, manca ormai poco. Che giorno capita? Allora, il 30 di agosto ed è giovedì, la partenza è per gli adulti alle 20, per i ragazzi alle 19.15, il ritrovo è alle 18.30 in piazza Umberto I, che è la piazza principale del paese. Qualche altra novità, ci saranno dei premi ad estrazione per i partecipanti alla non competitiva. Ci sarà anche una non competitiva di chilometri 6,6, sì, sarebbero due giri praticamente. Se ne fa uno viene... Sì, no, vabbè, non fa niente, diciamo che in linea di massima abbiamo scelto due giri, perché insomma... Ma i cugnolesi parteciperanno come nella prima edizione, perché... Speriamo. No, nel senso che mi ricordo un anno ne furono veramente tantissimi e poi... Sì, no, quest'anno abbiamo un bel gruppo della palestra che sta a Cugnoli, loro vorrebbero partecipare, sono un bel gruppo di ragazzi e vorrebbero fare la competitiva. La competitiva vorrebbero fare, quindi vediamo. Mettiamo un premio, ok, sì, come no, non c'è problema. E poi vorremmo premiare anche il 100esimo, 150esimo e speriamo 200esimo arrivato, quindi speriamo di fare insomma almeno giovedì sera. Poi dopo la gara ci saranno altre cose oppure no? Per giovedì sera no, poi la festa proseguirà il 31 e il 1 di settembre, le feste patronali, quindi ci saranno poi le serate normali delle feste patronali, però si può fare una passeggiata in paese. Alberto, per andare a fare solo la presidente, andare a fare solo la passeggiata. Perché andiamo per la vita. Il presidente è un ospite graditissimo. Quindi... Allora andiamo, eh? Sì, andiamo. A Cugnoli. Tu vieni andiamo per forza. Il presidente è un ospite graditissimo, tu sei obbligato. Cioè, è diversa la cosa. Assolutamente. Ci saranno premi importanti per i primi 5 gruppi. Sì. È consistente in. Come? Diciamo che sono cose da mangiare, da mangiare. Cose da mangiare, però. Salsicce, porchette, rosciccia, sì, cose di questo genere, premi in natura così sì. Scatineremo ancora la lotta tra i due gruppi più importanti che sono in zona. Allora, l'altra volta la porchetta, i tre tocco runners, runners si chiede runners l'altra volta la porchetta la presero i runners Chieti, quindi vediamo questa volta che succede. Il trofeo a chi andrà? Il Memorial Claudio, il trofeo Silvestri. Penso alla prima squadra, noi abbiamo sempre fatto così, l'abbiamo dato sempre alla prima squadra, la squadra più numerosa. Dobbiamo far correre anche Claudio, il nipotino Claudio Silvestri, certo, sicuramente, che è un bravissimo lui è un bravissimo calciatore, quindi si è dato a tutt'altro sport, però è uno sportivo anche lui. A proposito di calcio, Alberto, la Wisp, il calcio veramente è forse è il vostro fiore all'occhiello. Siamo pronti per partire. Metà settembre saranno 54 squadre qui a Pescara, sono 15 squadre all'Aquila e 15 squadre anche nel Teramano. Quindi... Ne parlano veramente molto, ne parlano molto bene. Ci lavoriamo tanto. Quindi è tutto pronto, stiamo preparando anche la nuova 80esimo minuto che andrà in onda su questa rete a partire da giovedì 6. Poi siamo Lavorate e investite molto sulla comunicazione, e in molti vi fanno i complimenti. Stiamo preparando il nuovo palinsesto che è oltre 80esimo minuto, correre per sport, ma anche sportivamente donna, che probabilmente cambieremo un po' come format, è la stessa cosa. Quello dei bambini probabilmente faremo qualche cambiamento e poi il resto, gli speciali Wisp, Dottor Wisp. Ma ci sarà una presentazione del nuovo palinsesto o si continua? Guarda, probabilmente stiamo organizzando di fare una presentazione qui in studio dove tutti voi che conducete le trasmissioni Wisp sarete ospiti e ci sarà un conduttore per una volta ospite. Ci sarà un conduttore che non sarete fra i vari conduttori, quindi stiamo organizzando di trovare uno spazio per affinché tutti siano liberi di partecipare. Prima di Natale. Volevamo farla la prossima settimana, ma voglio dire, dobbiamo trovare un po' i giorni che va bene un po' a tutti. Comunque
lo faremo. Sei ovviamente soddisfatto di quello che sta facendo il movimento? Parliamo di, qui si parla di atletica, correre per sport. Sei più che soddisfatto dei risultati che... Sì, assolutamente sì, voglio dire, noi... Hai visto Gamberale da... Chissà chi mi conosce, noi non contiamo sui numeri, noi contiamo molto sulla qualità, perché poi la qualità dai numeri. Noi prima cosa ci dobbiamo divertire quando facciamo le manifestazioni. E poi vedere persone soddisfatte. E dobbiamo farlo in modo egregio, cioè dobbiamo impegnare per farli bene. Poi se ci sono i numeri, ben vengano. Però ecco, puntiamo molto sulla qualità, perché poi la qualità a lungo andare porta anche i numeri. Quindi sono contento del movimento, Alberico si dà da fare, ma tutti quanti, i giudici, oltre a fare i bravi giudici, si divertono. La cosa bella vedo che sono veramente attaccati alla maglia che portano. Sì, allora, per ogni cosa bisogna fare gruppo, bisogna fare famiglia. Se fai famiglia, io dico che la nostra è una grande famiglia WIF. Se riusciamo ad essere famiglia, facciamo grosse cose. Ah, ma non solo l'atletica o il calcio, tutti siamo uniti, cioè ci diamo una mano in tutti i settori, e questo è molto importante. Ci ha lavorato tanto, ci siamo riusciti, si può ancora migliorare, però. Quanti anni dura ancora il mandato? 3 anni. 3 anni ancora, poi dovremmo fare Abruzzo, Molise poi, e Puglia. Niente, ho fatto un accordo con il presidente della Puglia, che lui non può fare altri mandati, quindi gli do la Puglia a lui e a me mi dà le Isole Tremiti. Okay. Quindi faremo altri 8 anni ancora. E siamo sicuri allora di avere almeno altri 8 anni. Volevo dire che comunque ripeteremo l'esperienza del Messaggero quest'anno, con la mezza pagina che uscirà tutti i giovedì per raccontare il calcio WISP. Quindi tutti i giovedì sul Messaggero, non è mai finito, adesso anche parliamo di calciomercato, però comunque ricominceremo per tutto l'anno, mezza pagina sul Messaggero il giovedì mattina. Ci vorrebbe tanto tempo per parlarne di questo argomento. Mauro, come ci si iscrive, dove e quando finiscono le iscrizioni? Allora, le iscrizioni su Corrimaster, ci si iscrive sul sito Corrimaster. È una gara anche omologata FIDAL. FIDAL, sì. Le iscrizioni terminano il giorno prima, però poi di fatto, come tutti gli anni... Un anno ricordo che doveva partire la gara alle 8, non si riesce a partire. Alle 20:30, alle 21 c'era qualcuno che c'è qualcuno che stava ancora che facendo le iscrizioni, quindi... cioè, non è bello neanche per tutti gli altri, insomma, è una mancanza di rispetto, e chissà, prima o poi questa storia dovrebbe, secondo me, pure finire. Paolo, a Cugnoli, allora a Cugnoli spero sarei spero che la competitiva almeno sui... No, no, ma tu sarai atleta? No, io no, io atleta no. Competitiva speri? Almeno 250 persone, spero. Beh, 200-250 persone spero. Sarebbe un successo. Un grandissimo risultato, 250 persone. Spero. Poi di giovedì, ma poi giovedì, no, il problema più grande è che qui vediamo la locandina, la bella locandina, ma soprattutto... perché viene a capitare a fine di una stagione molto intensa. Di 80 gare ci sono state quest'anno, certo. Lo so. Allora, è un po' impegnativo. Allora, non gareggerai? No, quest'anno no. Bene, io ringrazio gli ospiti, grazie Federica, grazie Presidente. Mauro, ci vediamo venerdì a Crecchio, giovedì prima a Roccapia. Poi. So già di essere assente a Roccapia, quindi ci vedremo venerdì a Crecchio. E poi il 30, giovedì l'altro a Cugnoli. Giovanangelo Tommaso ha vinto la Scarpinata Farese per la sua 39esima edizione per il settore maschile. Ci teneva tanto perché anche presidente del gruppo al settore femminile. Ha vinto un atleta che viene da Isernia, la Di Benedetto Morena. Bene, questo è tutto, grazie di nuovo a tutti, ringrazio alla regia Claudio Di Giacomo e alla telecamera Marino Simone. Buona serata a tutti. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose, come il coraggio di poter scegliere in libertà.
song.